Buongiorno Gobbi, e oggi ci sta il buongiorno Gobbo, oggi ci sta. Allora, questa spiaggina in studio prima di iniziare a lavorare al suo perché, guardate un po', usa la Tenersil, lo chiamavano Trinità, fa la febbre di mio figlio, la stanchezza, così mi sento oggi ragazzi, e ho bisogno di questa spiaggina come il pane. Allora, stamattina o ieri notte, perché non ho registrato ieri notte il video, ieri a mezzanotte, alla fine del video sulle pagelle ho fatto una chiosa finale, perché noto che in molti stanno polemizzando con l'arbitraggio e tutto il resto. E vi ho spiegato con chi ve la dovete prendere. Io poi ieri ho preferito, come sempre faccio, difficilmente mi avete visto parlare di arbitri a me, molto difficilmente, questo me lo dovete riconoscere, quindi vedete non c'è bisogno di essere giochisti per passare avanti all'arbitro, vedi? Basta essere un filino obiettivi e analizzare la realtà oggettiva e non ergersi a esperti di sto cazzo quando non si sa manco di che forma il pallone, ok? Ma arrivo al tema del gioco della squadra. Perché qua mi sa che come sempre in tanti non ci avete capito poco, dai, diciamo così. Non voglio essere presuntuoso. Ma parliamo dall'arbitro, perché qua ogni tanto il discorso di Juventini ci vuole. Ogni tanto mi ci vuole il discorso di Juventini. Allora, vedete ragazzi, quando in assemblea dei soci un piccolo azionista di nome Salvatore, di cognome Cozzolino, fa presente a sua immensità il presidente mega galattico, veramente sembra un personaggio fantozziano, di quelli, il mega direttore clamoroso, quelli là, che sembra di essere in mano a questi la Juve. Quando questo ti dice: a domanda, subiamo arbitraggi di merda, ci buttano merda ovunque. Quando uno di questi ti risponde: abbiamo la libertà di stampa e le sentenze si rispettano. Ogni vostra lamentela, nasce e muore lì. Nasce e muore lì. Quando è come. È come quando, diciamo, le cose ti vanno male al lavoro e la prima che ti incolpa di tutto è tua moglie. E allora, cosa cazzo c'è più da ragionare? C'è pochissimo da ragionare. C'è poco da ragionare. Massa non è che sia in malafede, Alvar, non sono in malafede, non sono in malafede. Sono fortemente condizionati. Io non credo alla malafede degli arbitri, assolutamente. Assolutamente. Non ci credevo prima e non ci credo adesso. La Marotta League, tutte fesserie. La Marotta League è possibile perché la tua società dorme in piedi. La tua società dorme in piedi. Questa è la Marotta League. Non dipende la Marotta. Marotta ce l'avevi tu anche. E le polemiche c'erano uguale. E le polemiche c'erano uguale. Contro di te. C'erano uguale. Orsato Pjanić, Marotta era da noi. I rigori di Juve Roma, Marotta era con noi. Le polemiche c'erano. Hai perso la Champions League per un rigore non dato a Pogba, Marotta era con noi. Qui non vedo questa Marotta League io. Vedo piuttosto una società. Io non credo che siano incapaci di difendersi, guardate, io non credo siano incapaci di difendersi. Perché stiamo pur sempre parlando di professionisti di alto profilo. Io non penso siano incapaci di difendersi. Io penso siano precise direttive, quelle di non disturbare il manovratore. Questo è. Dopotutto, il signor John Elkann
è un capitano di industria. Capitano che, secondo me, la fabbrica ce l'ha vista poco e nulla. Non lo so. Di Lapo c'è questo aneddoto che lavorava in incognito in una fabbrica, ma io agli aneddoti credo poco. Lui è un capitano di una grande impresa. E le grandi imprese sono sempre filo governative, filo istituzioni. Ma no, non è perché lo sono, non è che lo sono per senso civico, lo sono per convenienza. Altrimenti si è visto che la fine che fanno. Ragazzi, fateci caso, non c'è più una grande impresa italiana. Tutte finite sotto inchiesta, l'ultima ci mancava la Keracol adesso. Tutte finite sotto inchiesta. L'Ilva, l'Eni. Tutte finite sotto inchiesta. Ma queste sono strategie che si riferiscono ad altri ambiti. Allora, io vi ho sempre fatto un esempio l'anno scorso. Guardate le proprietà delle grandi squadre italiane. Guardatele, persino il Bologna è americano. La Fiorentina è americana. L'Inter è americano. La Roma, no, l'Inter, il Milan è americano. La Roma americana. Le uniche italiane sono rimaste la Lazio e il Napoli. La Lazio, che sappiamo tutti di chi è, sappiamo tutti di chi è la Lazio. E il Napoli, che il Napoli è intoccabile per definizione, ragà. Io vi ho sempre detto che Napoli, e non solo dal punto di vista città, Napoli è politicamente potentissima. Napoli è politicamente potentissima. Da qualche periodo. E delle volte politica e calcio viaggiano su binari paralleli. Ora, non c'è bisogno che io vi faccia nomi e cognomi. Basta vedere quali sono i partiti filo magistratura in Italia e basta guardare dei VIP e degli elettori, chi sta con chi. Guardate i risultati delle scorse elezioni e capirete molte cose. Nel senso, guardate proprio i collegi delle comunali di Milano, guardate i risultati delle elezioni e capirete chi sta con chi. Non c'è bisogno di un... L'aiuto da questo punto di vista ha perso con la sua caratteristica di squadra trasversalmente nazionale. La Juve era appoggiata a nord ed è appoggiata a nord come a sud. Solo che adesso la Juve, ad appoggiare la Juve ci sono rimasti i tifosi. Chi dovrebbe appoggiarlo non lo fa. Non lo fa. Perché è troppo occupato a mantenere buoni rapporti con le istituzioni. E credetemi, tirare in ballo certe cose significa entrare in rotta di collisione con certi poteri. E loro non lo faranno mai. Non lo faranno mai come loro hanno fatto nel 2006. Ragazzi, sappiamo benissimo che nel 2006 senza Calciopoli qualcuno avrebbe portato i libri in tribunale e forse non solo squadre di calcio, forse non solo squadre di calcio. Basta guardare la puntata di Report e ti dice tutto. Ora, che voi vi lamentiate degli arbitri e la società non reagisce, è una lamentela a vuoto. Io se quest'anno ho rinnovato l'abbonamento a DAZN, l'ho fatto per quei ragazzi che vanno in campo. Non l'ho fatto per la Juve Società, l'ho fatto per quei ragazzi che vanno in campo. Perché io tifo, in fondo, noi si tifa la maglia. Noi si tifa la maglia. No, ragazzi, no, parliamoci chiaro, ma cosa vi potete aspettare da una società che dopo Juve Bologna, dopo che Thiago Motta fai giustamente chiasso, giustamente ribadito, chiasso per quel rigore clamoroso non dato al Bologna, e ad Allegri viene impedito di andare in conferenza stampa perché altrimenti avrebbe detto: occhio amico, c'erano i rigori, c'era rigore su Chiesa dopo 8 minuti, c'era rigore per fallo di mano prima di quell'episodio là. Ma quando una società impedisce al proprio allenatore di fare giustizia, quantomeno nella narrazione, e allora ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando?
Di cosa stiamo parlando? Quindi lo scrivere sui social, fare i video su Massa, sul VAR, è abbaiare alla luna. Poveracci, sono condizionati. Sono condizionati. È di brutto pure. Perché c'è stata oramai questa saldatura di un potere politico calcistico che oramai decide il bello, il buono e il cattivo tempo. E guardate che di questa saldatura non siamo stati vittima solo noi, eh. Basta pensare al Milan un paio di anni fa, il famoso Milan Spezia, Milan Udinese. Solo che a Milano fanno casino, a te subì, tu subisci perché? Perché devi mantenere i buoni rapporti con le istituzioni. Questo è. Il Milan, che è americano, delle istituzioni italiane se ne sbatte altamente il cazzo, fa casino. Fa casino. Quindi il problema sono gli arbitri, le istituzioni, o è chi ti dovrebbe difendere e non lo fa. Quindi per me è abbaiare alla luna. Punto, stop. Lo vedete che ho smesso di parlare di arbitri? Lo vedete che ho smesso? A parte che ne ho sempre parlato pochissimo, ripeto, ma lo vedete che ho smesso di parlare di arbitri completamente, qualunque cosa succeda? Me ne frego. Me ne frego altamente, perché la prova regina si è avuta dopo Napoli-Inter, ragazzi. Dopo Napoli-Inter si è avuta la prova regina che c'è qualcosa che va ben oltre il calcio. E parlo dal punto di vista mediatico e comunicativo, eh. Abbiamo avuto la prova provata che questa è una roba che va ben oltre il calcio. E se la tua proprietà accetta tutto questo, hai voglia ad affannarci noi. Il giorno in cui capirete che noi il più grosso problema ce l'abbiamo in casa, si chiama società, si chiama proprietà, forse quel giorno faremo un passo avanti come tifoseria. Ma io adesso i social non ne ho manco aperti perché già so cosa mi aspetto dai social juventini, a parte il discorso arbitrale. E ora veniamo al discorso della partita di ieri. Mi sembra di aver dato 5 a me a Massimiliano Allegri, no? Perché ieri mi spiace, ma non ha saputo direzionare la squadra nel modo giusto. Ti mancava il tuo uomo in campo, uno dei tuoi uomini in campo, e si è visto tutto. Ribadisco, non perché Rabiot sia Neskens o Matheus, no, perché Rabiot è fondamentale a trasmettere le direttive dell'allenatore in campo. Rabiot e l'altro è Danilo. Ma più Rabiot che Danilo, perché quando Danilo è mancato la difesa secondo me ha funzionato anche meglio. Magari dico una minchiata, magari è così. Ieri il centrocampo non sapeva cosa fare. Miretti che correva a vuoto, McKennie che si sbatteva, ma onestamente è andato oltre, poco oltre l'agonismo. Cioè agonismo e basta, e rimesse laterali chilometriche e basta, è stato McKennie ieri. Locatelli che aveva paura della sua ombra ieri. Ieri che doveva fare uno step in avanti, ieri non lo ha fatto Locatelli. Cosa c'entra il mister in tutto questo? C'entra, me ne sono accorto dei cambi perché non sapeva veramente che pesci prendere. E sapete di cosa segnò questo? Che la Juve che ha fatto tutti questi risultati è stata bravissima a mantenere un equilibrio fragilissimo, fragilissimo, che basta uno nulla e questa squadra va in tilt. Questo è. Ma perché? Perché non è una squadra da scudetto. Ficcatevelo nella zucca, questa non è una squadra da scudetto. Sono le altre che sono in ritardo e tu sei là. Altrimenti, se Napoli e Milan avessero ripetuto anche parzialmente quanto fatto nelle scorse stagioni, state tranquilli che l'Inter probabilmente avrebbe 3-4 punti in meno. Tu ne avresti 6 o 7 in meno, ne avresti, e loro sarebbero un po' più vicini in classifica. Questo è. Ma abbiamo pareggiato con l'Inter, ma abbiamo battuto Milan, Napoli e Lazio. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Allora poi dicendo, vi devo fare un ripasso di storia. La Juve di Zoff è rimasta in carica della Juve 2 anni, no? La Juve di Zoff il primo anno batte il Napoli di Maradona a Napoli. Poi
Perdiamo in casa 5-3 la partita d'andata, ma andiamo a vincere 4-2 in casa loro. Batte in casa sua la Samp di Viale e Mancini. È l'unica squadra a non perdere contro l'Inter dei record. Pigliamo una sventola dal Milan 0-4, che la metà basta e va bene. Vinciamo in casa e fuori casa della Roma. L'anno dopo, delle grandi, perdiamo solo col Napoli di Maradona. Abbiamo un saldo sfavorevole solo col Napoli di Maradona, che vinceva lo scudetto. Per il resto, il Milan qua piglia, a Torino piglia tre schiaffoni dopo aver vinto immeritatamente la partita di andata, sottolineo immeritatamente, e solo grazie a un grandissimo Van Basten vinsero immeritatamente la partita di andata. Al ritorno pigliano tre schiaffoni e sono primi in classifica quando vengono a pigliare tre schiaffoni da noi. Poi li avrebbero presi la settimana dopo anche dall'Inter, tre schiaffoni, da lì che secondo me si decise quel campionato. La stessa Inter, sì, ci batte 2-1 con un missile di Matteus all'andata, ma a Torino perde. La Samp di Vialli la battiamo, la Fiorentina di Baggio la battiamo. Non solo vinciamo la Coppa UEFA, vinciamo la Coppa UEFA, a parte tutto, e vinciamo anche la Coppa Italia in finale contro il Milan di Sacchi e Van Basten. Piazzamento finale, quarto posto e quarto posto. Questo per dirvi cosa? Che quando una squadra, la stessa Juve post Calciopoli, l'Inter ci ha rimesso le pene due volte contro quella Juve, il Milan pure. La Roma di Totti ha un saldo negativo micidiale con quella Juve lì. Con la Juve post Calciopoli ci batterà una sola volta con il famoso gol di Rise alla fine. Per il resto abbiamo vinto in casa, fuori casa con loro, nel post Calciopoli. Ma poi perdevi punti con Catania, con l'Udinese, con Bologna, con il Palermo. Ma perché le squadre che attraversano, le grandi squadre che attraversano un momento di vacche magre sono così, ti fanno l'ex qua nello scontro diretto ma poi perdono punti con le piccole. Sono così, sono così. E chi fantasticava su scenari scudetto? È ora che si svegli, perché questa squadra per me ha già fatto troppo. La vera Juve è a grandi linee quella di ieri, il potenziale della vera Juve. È a grandi, io ho sempre detto, il potenziale, il vero potenziale di una squadra, uno lo dimostra con le piccole. Perché con le grandi è normale che ci metti quel qualcosa in più. È normale che negli scontri diretti ci metti quel qualcosa in più. E con le piccole è il problema. E allora la Juve di Zoff, che ti batte 3-0 il Milan di Sacchi, è la stessa Juve che ti pareggia in casa col Cesena, che ti perde in casa con l'Atalanta, che ti pareggia in casa col Bologna. La Juve che vince con gol di Camoranesi 3-6 a Milano contro l'Inter di Mancini, la Juve di Ranieri, è la stessa Juve che pareggia in casa e fuori col Catania, che perde a Siena, che perde in casa col Cagliari, no, l'anno dopo col Cagliari di Allegri si perse in casa, che perde a Palermo, che pareggia col Catania, che perde in casa con l'Udinese. Queste squadre sono così, è inutile che per due risultati che avete fatto buoni negli scontri diretti uno ci illude, no, perché poi sono le piccole a riportarti alla realtà. Voi non lo volete capire, volete continuare a dare la colpa all'allenatore? Prego, accomodatevi. Magari un giorno vi svegliate dal sonno, siete convinti che con un altro allenatore questa squadra faccia miracoli. Vlahovic segni 50 gol a stagione, Chiesa 70. Ma se ne siete convinti, se ne siete così convinti, ma beati voi che lo siete, almeno avete speranze. Almeno potete illudervi. Io ho smesso di illudermi da parecchio su questa squadra e su questa società. Ho smesso di illudermi da parecchio, perché purtroppo li conosco i miei polli. Anch'io, quando c'è stato il ribaltone societario, ho avuto la speranza, ma avrà imparato la lezione. E invece questo ha fatto tutt'altro che imparare la lezione.
e vi ho spiegato anche il perché. Finché al timone della squadra ci sarà questa gente, rassegnatevi a una Juve mediocre. Rassegnatevi a una Juve mediocre. Potete metterci Allegri, potete metterci Mourinho, potete metterci De Zerbi, potete metterci Guardiola, potete metterci Klopp, potete metterci Tuchel, potete metterci quel cazzo che volete. Senza materiali, senza materia prima, il prodotto finale non viene fuori. Ficcatevelo nella zucca, Juventini. Ficcatevelo nella zucca e smettetela di frignare sugli arbitri. Perlomeno fino a quando la società non avrà un sussulto di dignità, perché qua si tratta di dignità. Ok? Questa è una Juve commissariata. È una Juve che non deve vincere perché deve dare spazio ad altri ben più in crisi di liquidità di lei, perché la Juve non è in crisi di liquidità, l'avete visto, con l'ennesimo aumento di capitale. Chi crede alla Juve, al discorso dei conti e calcolatrici, provo per questa gente provo quasi un misto di commiserazione, di tenerezza. Tenerezza e commiserazione, perché veramente. O sono obbligati a farti questa narrazione, oppure ci capiscono davvero poco. Ma perché non vengono fuori le storie degli altri? Di nuovo ve lo devo dire. Di nuovo ve lo devo dire. Allora, torno alla puntata di Report e chiudo. Voi l'avete visto da cosa è partita Calciopoli? No. Da dopo 5 maggio, che Moratti va da Tizio, Caio e Sempronio a parlare, a farsi la sua cena con Pairetto, poi mette in mezzo a aziende di investigazione privata e tutto il resto, tra l'altro patteggia la napina per sto fatto qua, ma comunque si è mosso. Avete paura che ci sia la marotta league? Bene, magari la società, una società che tiene la Juve, che vuole vincere. Quando vede tutte ste robe, le plusvalenze, fughe di notizie, quell'altro, la prima cosa che fa è fare un esposto alla procura, competente sulla procura di Torino e tutto il resto. Quella è la prima cosa che fa. Ma voi ce lo vedete John Elkann che fa mettere sotto inchiesta tutto il calcio italiano? Ma voi ce lo vedete John Elkann? Ma dai, per favore. E allora piantate a licianciare sugli arbitri. Non è con gli arbitri che ve la dovete prendere, ma finché avremo questi milord al timone della società, finché avremo questi milord di sto cazzo al timone della società, sarà sempre notte, amici, iscrivetevi al canale. E in Champions ci andrete per i bilanci, non per vincerla. Scordatevela la Champions League. E con questo mi rivolgo a chi nutre, a chi magari è molto più giovane di me e si attacca al gioco di Allegri, forse inconsciamente, come risposta al suo complesso di inferiorità nei confronti di milanisti e interisti di cui ha visto vincere le Champions. Ma io che la Champions o la Juve l'ho vista vincere, a me sta roba non mi tange proprio. E cerco di essere il più obiettivo possibile. Perché da dove credete che nasca l'Allegri Auto, il gioco europeo? Da un complesso di inferiorità verso milanisti e interisti. Ma scordatevelo, scordatevelo. Magari vi accontenteranno dopo la qualificazione in Champions, ma come dice, statevo buono.